Salve a tutti! Parliamo nelle nostre conversazioni filosofiche degli ultimi anni del XIX secolo, cioè dell'importantissimo secolo per la filosofia e per la storia dell'Ottocento, che vedono la lenta morte, la dolce eutanasia della filosofia del positivismo, quella che, lo ricordate, si basava sulla eccessiva, esagerata fiducia nella scienza e su questa sorta di divinizzazione della storia che anche altre ideologie hanno fatto, pensando la filosofia positiva che prima o poi si sarebbe affermata una società basata sul puro sapere scientifico. Weber, Saint-Simon e Compton erano i grandi fautori. Questi concetti vengono picconati un po' per volta, anche perché l'Ottocento vede nella sua prima e seconda metà lo svilupparsi di tante guerre e quindi la scienza fornisce anche l'assist agli armamenti, all'industria siderurgica delle armi. Come vengono picconate le certezze del positivismo? Primo, si comincia a contestare che il metodo scientifico sia l'unica fonte del sapere per l'uomo. Poi si comincia a, come dire, mettere in dubbio che la realtà possa essere spiegata solo col metodo meccanicista barra scientifico. Poi si contesta la concezione, la visione, la percezione unicamente materialista dell'essere umano. E poi, soprattutto, questo era un pallino di Comte, quindi è contro Comte, la supremazia della sociologia, cioè dello studio degli fenomeni sociali sulle scienze, anzi sulla filosofia che invece si occupa dei singoli individui. Proprio dal campo scientifico cominciano a venire i grandi dubbi sulla scienza. Uno scienziato inglese, Duhem, che muore nel 1916, sostiene che le leggi fisiche non possono dirsi solo vere o false, ma spesso sono approssimative, dunque sono sempre rivedibili. Ecco un primo segno di sfiducia nella scienza. E poi un francese, Boutroux, che muore nel 1921, sostiene che le leggi della natura sono contingenti. Cosa vuol dire? Cioè che quel rapporto causa-effetto che avrebbe dovuto garantire l'assoluta precisione della scienza, che era diventato un dogma nelle mani della filosofia positiva, comincia ad ammettere invece delle variazioni, perché in ogni dimostrazione scientifica, in base all'esperienza, si devono ammettere variazioni, non lo stesso effetto, sempre per la stessa causa. Ciò che si afferma sulle ceneri del positivismo è la filosofia dello spiritualismo. E viene chiamata così anche, vengono chiamate così anche le due sorelle dello spiritualismo, la filosofia dell'intuizione, intuizionismo, e la filosofia dell'azione. Tutte e tre, che poi sono una sola, cominciano a svalutare la scienza come unica forma di conoscenza e si afferma, soprattutto in Francia, la parola bellissima del vocabolario francese esprit, che in inglese si dice spirit o mind, che ci porta a dire che la esperienza dell'uomo non è soltanto un'esperienza scientifica, ma esiste un'esperienza spirituale nella vita dell'uomo che è essenzialmente l'esperienza che l'uomo fa di se stesso, che è quella che dà il senso alle cose, che è quella anche che a scapito delle certezze scientifiche mostra invece il grande limite dell'uomo e lo apre, anche se non per tutti gli spiritualisti è così, all'assolutezza di Dio. Il più autorevole rappresentante dello spiritualismo è il francese Henri Bergson. Nasce nel 1859 e muore nel 1941 in una Parigi occupata dai nazisti. Nel maggio del 40 Hitler aveva invaso Parigi e pensate, nel 1928 aveva vinto il premio Nobel per la letteratura. Quali sono le grandi frasi, le grandi parole di Bergson?
la coscienza e l'intuizione, sono queste, questo è il primo grande binomio, diciamo così, della filosofia spiritualista. Il secondo, la materia e la memoria, un modo per dire i rapporti tra corpo e spirito. La terza grande intuizione bergsoniana, il tempo come durata. La quarta, il famoso concetto di evoluzione creatrice che tradurrà in italiano il francese élan vital, lo slancio vitale. E infine questo concetto di morale chiusa e morale aperta, a cui corrispondono una religione statica e una religione dinamica rispettivamente. Ritornando brevemente indietro, Bergson dice che l'istinto è il primo modo attraverso il quale l'uomo comunica con la realtà e la percepisce. Esso assume l'organicità, cioè diventa organico nella coscienza, grazie a un fidato collaboratore della coscienza morale che è l'intelletto. Ma questa cosa non si limita a rendere l'uomo solo homo sapiens, cioè uomo carico di sapienza scientifica, ma anche homo faber, cioè lo porta a occuparsi di costruire il mondo e soprattutto lo porta a occuparsi di agenti esterni all'uomo, diciamo così, e evita in qualche maniera, diciamo così, di frantumare la realtà in tanti concetti. La realtà infatti non è solo fatta di concetti, ma, dice Bergson, non è certo il primo che lo dice, è un divenire, è un flusso continuo. Mentre la scienza ci presenta soltanto leggi e noi dovremmo vivere solo secondo le leggi scientifiche che decodificano la realtà, la filosofia invece, dice Bergson, dà un largo spazio all'intuizione, all'autocoscienza, due cose che sono determinanti per l'uomo. Poi tutto ovviamente deve divenire espressione, cioè attraverso la comunicazione deve farsi linguaggio, ma non può rimanere per l'uomo pura legge fisica o legge sociologica, e l'uomo non può vivere soltanto in una società fisiocratica. Una seconda grande intuizione di Bergson è che l'uomo percepisce il tempo. Ma come lo percepisce? Lo percepisce nel suo scorrere, ed è fondamentale che l'uomo diventi, come dire, amico del tempo, che il tempo sia complice, diciamo, dell'uomo. Infatti i vari mutamenti qualitativi, di qualità, diciamo, nella vita dell'uomo e della storia, conservano il passato e anticipano il futuro, ma l'uomo vive in un continuo ed eterno presente col suo passato alle spalle e il suo futuro davanti. Bergson riprende in questo ambito la bellissima concezione di Agostino del tempo come distensio animi. Bergson scrisse nel 1922 un bellissimo e importantissimo testo, Durata e simultaneità. Fu il testo con cui iniziò una polemica col grande Einstein. Qual è infatti il concetto di tempo che lancia Bergson in questo Durata e simultaneità? Egli lancia appunto l'idea, l'immagine della durata. Riprende infatti Bergson l'idea, come ho detto prima, agostiniana del tempo, e dice che ciò che collega la nostra percezione temporale del tempo, quindi collega soprattutto il prima e il poi, il passato e il futuro, è la memoria, che è anche quell'organismo autocosciente dell'uomo che riporta, riconduce l'uomo al suo ora, cioè al suo presente. Quindi la vera simultaneità, cioè il fatto che due eventi siano percepiti come simultanei o non simultanei, contemporanei o non contemporanei, non è una questione di tipo fisico, ma è relativa a come io vivo la durata del tempo nella mia coscienza. Einstein se la prese molto con Bergson, gli disse addirittura "speriamo che Dio ti perdoni". Einstein pensava che Bergson, con cui discusse molto alla Société de Philosophie in Francia, volesse negare la teoria della relatività che egli aveva elaborato nel 1905,
5, che non è qui il caso di spiegare. Per Einstein il tempo era relativo al sistema di riferimento che usiamo. Infatti, col famoso esempio del treno in corsa, Einstein volle dimostrare che ciò che ad alcuni appare contemporaneo, cioè simultaneo, in realtà non lo è. Bergson in realtà non voleva negare la teoria di Einstein, ma voleva soltanto completarla e aggiungere che cosa? Il fatto che il tempo non si possa solo misurare e suddividere in modo scientifico, perché per Bergson è l'esperienza effettiva del tempo che passa, percepita dalla cosciente, autocosciente memoria, a contare per l'uomo. E lo spazio lo si può misurare con la famosa quadrimensionalità dello spazio, però il tempo è una questione della propria coscienza all'interno del proprio animo. Riprendiamo presto. Alla prossima!